Ancora tensione all'interno della maggioranza, questa volta a dividere l'ipotesi rimpasto a settembre come chiesto dal PD, oppure come ribatte il PDL aumentare il numero dei ministri del centrodestra. Su un tema invece i due maggiori sostenitori delle larghe intese sono dalla stessa parte, ossia sul capitolo finanziamento pubblico ai partiti, il cui disegno di legge presentato dal governo, che arriverà il 26 luglio in Parlamento, ne prevede una decisa riforma. Ma Palazzo Chigi avverte: se ci saranno intoppi procederemo con un decreto. Intanto un altro decreto, quello del fare, approdato oggi alla Camera, aspetta di essere convertito in legge, ma di fronte ai circa 900 emendamenti presentati il governo potrebbe ricorrere alla questione di fiducia. Anche perché il decreto del fare viene considerato un intervento cruciale per l'economia, si va dal sostegno alle imprese all'energia, dall'agenda digitale alle infrastrutture, dai trasporti all'università. Ma intanto nasce una nuova fonte di divisione dai parlamentari del PDL, Lupi, Carfagna, Sacconi e Gelmini. Giunge la richiesta ad una moratoria legislativa sui temi etici. Bisognerebbe occuparsi, dicono i quattro esponenti del centrodestra, dei problemi economici dell'Italia e non di altri temi detti sensibili come matrimoni gay, coppie di fatto, legge sull'omofobia e testamento biologico.